Ragazzi, ciao a tutti, Renick Rega, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa of Bergman. Come sempre ragazzi, inizio il gameplay ricordando a tutti voi che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questo e molti altri giochi scontati. Allora, dunque, controllo un po' gli animali, ma stanno tutti bene, siamo pieni di cavalli, siamo pieni un po' di tutto. Allora, però ho notato che manca la lattughina ai cosi, ai coniglietti. Ora che abbiamo un pallet di lattuga, glielo diamo se lo gradiscono. Lo gradiscono? Forse è pieno? No. Perché... Ah, già, te sta sotto, vero? Me ne stavo dimenticando. Va bene. Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti sempre con quei macchinari, che, però adesso ci devo dare un taglio, perché sennò, giustamente, mi direte, Nick, ma quando è che ce la finisci con sti macchinari? Giustamente. Quindi, si prosegue la paglia... Nah, però non mi interessa, troppa paglia. Dunque... Però comunque, ah, ok, se può andare a seminare, era periodo de gozza, era periodo di mettere la colza, però mettere la colza vale la pena. Che ci faccio con la colza? Non ci faccio niente. Effettivamente, prima di mettere cose a casaccio, non è meglio guardare se c'è un utilizzo più interessante? Direi che è più interessante, sì, capire se si può fare qualcosa di meglio invece della colza. Comunque, come mai in questa partita l'audio lo sento veramente piano? In alcune partite lo sento straforte, in alcune partite lo sento strapiano. O sono sordo io? Oh, sarà che sono sordo io, che ne so. Vabbè. Allora, quindi, dunque. Mo vediamo se magari ci possiamo fare di meglio. Perché la colza ho la sensazione che non serve a molto, a parte a venderla. Devo vedere quali edifici non ho magari preso, che cosa possiamo produrre. Caseificio di campagna, vabbè, non c'entra niente con quel discorso. La birreria di Makai. Ecco, sta birreria è una di quelle cose che molto mi interessa. Però era il discorso, cos'era? Il luppolo? Ah sì, allaga tutto cosa, signorina, allaga. Ammazza come sa a ride, oh. Camisera, non ci sono mai passato qua dentro, ma che è? Ma che... Scusa, ma questa è una radio. La tizia che parla è una radio. È una radio. Caspita, la musica c'è qua dentro allora. Aspetta, mi acchiappo lo copyright, ma acchiappo. Salve! Quello col cellulare sta con nudo. Ma guarda la ragazza, non guarda il cellulare. Addirittura il cellulare no. Che sta facendo? Sta pregando. Ma che ne sacci, va. Comunque, figo, oh, bellissima sta birreria, oh, veramente. Ma che sto a vedere? Ma seriamente? Va bene. Allora, quanto costa sta birreria? Sta birreria quanto costa? Voglio diventare proprietario. Abbiamo pure la Bex qua dentro. Oh, dove aspetta si compra la birreria? No, perché io il luppolo lo sto facendo, sto parlando a voce alta per quando si sente la musica. Ehi, pure peggio. Oh, ma dove caspita si compra sta birreria? Scusami, ma è un punto, ma forse non è da comprare. Ah, forse è un punto vendita, non è una fabbrica. Fabbrica del malto, sarà qui per la birra. È giusto, la distilleria non è forse. Sto diventando un poco pazzo, raga, non ci sto a capire niente. Senti, questo Viustel. Cos'è sto posto qua? Allora. Forse si compra qua. Oh, mi, 3 ore che giro. Ma è già mia. Non la devo comprare, è già mia. Mi stavo impazzendo, ce l'ho già. Mi serve orzo, dobbiamo fare orzo. Stavo diventando scemo per niente. Ma no, l'orzo si pianta il giorno successivo. E allora andiamo a piantare orzo. Sì, allora facciamo passare una giornata, va. Facciamo passare una giornata, quindi torniamo a casa. Mi sono esaurito a girarmi mezzo posto qua.
No, aspetta, il cavolo mi giro casa. Un cavolo che mi giro casa. No, che dormo. Il cavolo, perché se non ricordo male, appunto, Madonna, ancora stavo a lavorare a questo. Ma lo so scordato. Però comunque, a dire la verità, mo mi sento leggermente confuso, perché io non è che so come si fa la birra. Quindi qua ci abbiamo il luppolo, quello è il malto, ma poi la birra come si fa? Io la bevo, non la produco, quindi non ho la più pallida idea di cosa dovrei fare, capito? Non ne ho la più pallida idea. In magazzino di sicuro non ci abbiamo niente. No, abbiamo l'avena, a dire la verità, ma l'avena non mi serve. Cioè, mi serve, ma frumento. Non abbiamo orzo, se no ci andavo subito a mettere sta cosa. Se no, cos'altro possiamo fare, visto che abbiamo avena e frumento? Il mulino ci sta in questa mappa? Ci sta eventualmente il mulino, visto che so pieno di avena e frumento? Ma o magari lo posseggo già, perché vedo che già posseggo tante cose. Magari, ecco, vediamo. Ah, ce l'abbiamo il mulino. Contrassegna luogo. E allora, visto che siamo pieni di frumento, avena e quant'altro, tanto vale che. Dov'è sto posto? Ah, qua è. Ok, noi. Ah, vicino al negozio. Ok, alright. E allora, famo sta cosa, raga. Mi stavo infatti chiedendo, va, con tutte le produzioni che ci stanno, dico qualcosa oggi la famo. Però comunque appunto la colza non la metto, metto orzo, magari proviamo a fare il malto poi, va. Ma aspettiamo un attimo che finiamo qua, così posso andare a prendere il furgone lì, insomma, andiamo a prendere il cassone, lo riempiamo di frumento che ne abbiamo 60.000 e ci facciamo quindi la farina. Questo lo dobbiamo fare perché porta tanti soldi, è un peccato non farlo. Dovrei creare vari punti. Ok, così può andare tranquillo alla fabbrica del luppolo. Io quasi quasi. No, ma quello è arrivato, aspetta. È arrivato il frumento, quindi allo shopping. La fabbrica della farina, che è già mia, a quanto pare, non è molto lontana. Ah già, è vero, un pezzo di percorso già c'è stava. Allora, dobbiamo proseguire, mi pare, per di qua. E facciamo un po' di farina, va. Poi vediamo come si fa il pane, ovviamente, se c'è da comprare qualcosa. Però la facciamo la farina. Allora, facciamo un bel percorso, così ce lo ritroviamo poi bello che pronto. Ok. E andiamo verso il mulino. Qui che cos'è che c'era? Boh. Qua sarà tipo la segheria o la carpenteria. Noi dobbiamo invece entrare qua dentro, mi pare.
già a capire qual è la strada. Deve essere per di qua. Oh, c'è proprio un bel mulino. C'è proprio, come si chiama? Una pietra qua fuori, insomma. Ok, allora qua segniamo mulino, scarichiamo. Ok, quasi quasi, se mi voglio fare una bella foto. E siamo al mulino. Allora, al mulino ho scaricato. Non lo so di qua cosa si recupera, forse la farina, vabbè. Poi è probabile. Non so cosa, cos'è sto sì. Ah, qua è la gestione in teoria. Ora vediamo. Ma c'è qualcosa di strano adesso. I puntini, i pallini, non si vedono. Perché non si vedono i pallini? L'ho buggato? Oddio. Ma non capisco perché non vedi i pallini, porca miseria. Prima si vedevano, mo non si vedono più. Non è una bella cosa. Vabbè, non lo so. Spero che non è un brutto bug, perché l'ultima volta che mi è capitata una cosa simile, insomma, ci ho impazzito un po' poi per sistemare. Vediamo qua. Insomma, diciamo che non capisco. Mo non si vedono i pallini. Vabbè, boh. Carichiamo. Ma in teoria ancora non ho iniziato. Allora, la fabbrica l'ho accesa e mo lui dovrebbe farmi i sacchi. E mo lui mi fa i sacchi. Se metto il gioco un po' veloce dovrei vedere i sacchi che saltano fuori molto in fretta, in teoria. Sì, vabbè, aspetta, però così diventa notte poi. Oh, ma perché si spegne sto cavolo di macchinario? Perché si spegne? Ma perché si deve spegnere sto macchinario del cavolo? Materiali mancanti. Se i materiali mancano, dov'è la merce? Scusa, ma che si è buggato? Scusa, una volta apparivano un mucchio di balle. Dove stanno mo? Ah, forse le devo mettere in... Non appaiono? Aspetta, aspetta. Mi pare strano, no? Segheria, additivo, vitigno. Ah, dove cavolo è? Vabbè, intanto dal frumento facciamo ovviamente la farina. Macinato. Ah, fai il macinato, non fa la farina. Ah, sarà che si chiama macinato, ma farina è. Vabbè. Ah no, aspetta, oh, ci stanno due mulini.
ho capito. Noi stiamo facendo la farina integrale. Mo' ho letto qua integrale. Stavo di porca miseria, ho sbagliato. Stiamo facendo la farina integrale. Beh, va bene, bello, non l'ho mai fatta. Imbottigliamento vino. Vino rosso mosto. Ma noi qua che stiamo a fare invece? Noi stiamo a fare uva, quindi l'uva va trasformata in vino, perché non è che posso imbottigliare l'uva, qua dice ci vuole il vino, quindi non lo so mo quali passaggi ci sono da fare, perché è veramente complicata questa mappa, c'ha di tutto e di più, quindi mi sono perso praticamente. Produzione di insilati addirittura, ma mi sono perso, cioè mi sono perso su una cosa. Miss essiccatore pure. No, aspetta, questo macchinario che sto usando adesso, perché non mi mostra i sacchi? Ah, eccolo. Ah, eccolo qua. Generare. Ecco. Stavo a dire, porca miseria, ma la roba dov'è? Oh, eccola dov'è. Stavo impazzendo. Ok, sta roba qua vale un botto di soldi, mi ricordo. Ho cominciato a pensare qua si sta buggando di tutto e di più. Già si sono buggati i pallini qua, non so manco il perché. Così di punto in bianco. Ah, poi stavo anche caricando questo giustamente perché lo stavo svuotando. Però il problema è che l'insilato non so dove conservarlo. Ma poi un posto. Ah sì, no, un posto c'era in realtà. Allora, man mano lui pure diventa più piccolo il sacco. Man mano che lo svuotiamo. No, ovviamente qua dentro non ci entra 100.000 di insilato, massimo 60.000. Quindi minimo minimo bisogna fare ovviamente due viaggi. Una bella lag. Aspetta, oh. Ultimamente sto gioco crasha che è in piacere. Salviamo la partita, va. Non si sa mai. Ultimamente tutto a me capitano. Ok, dai, piano piano. Allora, quello è arrivato, devo andare avanti con la raccolta del luppolo. Vai giù. Sarà già tornato a casa il veicolo quello là che ho usato per il frumento. Se no potevo riempire pure quello, che in teoria è passato qua davanti. Ma ormai sarà già a casa. Ma quanto ce ne va qua dentro? Vediamo un po' a che punto siamo. 87%. Ah, penso altre due bennate ho fatto il pieno.
Mo ci metto l'ultima bennata, perché poi di sicuro non ce ne va di più. Difatti. Vai, carichiamo l'altra bennata per dopo. Allora, torna in farm. Ma vediamo dove si può scaricare tutto questo come caspita si chiama? Insilato. Ok. Allora, lui è tornato, togliamolo da là. Allora, questo bello parcheggiato qua, vicino all'albero. Adesso devo andare avanti con il luppolo, però il luppolo sono soldi. Mo non mi ricordo il luppolo quando si vende, ma sicuramente mo lo vediamo, aspetta. Dunque, balla di luppo, madonna, si vende proprio adesso, 338.000 euro, porca miseria, altro che se devo fare luppolo. Si vende proprio ora, quindi col cavolo che vado avanti col gioco, insomma. A proposito, a questo punto, beh, mi conviene cominciare a mandare qualcuno lì. No, qui non si può legare, purtroppo, se no era comodo. Qua non c'è niente, boh, non lo so. Oh, ci sarà, dove l'ho messo? Non lo so, non mi ricordo se c'è un cassone, mo, da qualche parte. Ah, ma certo che ce l'ho. Hai voglia che ce l'ho il cassone? Che non ce l'ho il cassone? Ce l'ho pure bello. Ce l'ho dell'Aushan. Ma porca. Aspetta, tu come fai a entrare qua dentro? La manovra la devo fare io. Allora, facciamo una bella manovra. Allora, sono abbastanza sicuro che l'insilato non lo posso scaricare nel silos, purtroppo. E che poi anche solo provarci è un po' complicato, perché... beh, ci sto provando. Beh, ce l'ho fatta. Ma non si può scaricare qua. Come temevo, l'insilato, allora, l'ideale per me è scaricarlo qua sopra. Perché in teoria qua è dove va messo proprio l'insilato, qua è dove si fa. In teoria qua dovrei poterlo scaricare e poi lo raccolgo con la benna. Neanche. E allora poi devo trovare qualcosa, una mod, un qualcosa dove conservare l'insilato, va. Devo trovare questa cosa, va. Va bene, allora per intanto facciamo che lui è arrivato. Mizzica, quanti sono? Per fortuna si possono pigliare a mano. Il problema è sistemarli qua dentro. Anche con la buona volontà, un po' complicato, eh.
Mi sa che ci vuole qualcosa di più grosso. Però è bello così. Vabbè, diciamo che con questo furgone dovrei fare un po' di viaggi. Mo sì, mo te voglio. Oh, ancora? Beh, giustamente. Oh, caspita, fai i caprioli in aria? Una parola. È complicatissimo. È impossibile sistemarli bene, è troppo difficile. Ah, il luppolo sì che vale la pena farlo. Forse ce n'è entro un altro, ma mi sa di no. Beh, tecnicamente... sì, ce l'ho fatto entrare, no? Leghiamo tutta sta roba. Vabbè, mi escono un po' di fuori le balle. Vabbè, capita, la vecchiaia. Allora, dove si vende sto luppolo? No, sell point. Ah, mi pareva. Birrificio. Ah, allora è birrificio compera, di fatti. E mo non mi ricordo più dove è sto birrificio. Tag place. Birrificio. Ho capito. Ecco, io pensavo invece che il birrificio è dove si faceva la birra, invece è un punto vendita. Adesso mi pare di ricordarmi, con Miticaccio ci siamo andati una volta a vendere qua, sì. Devo pigliare sta strada. Devo andare per di qua, sul ponte di Brooklyn. Il ponte. Il birrificio dove ci stanno le belle ragazze, porca miseria. Vediamo. Yes. Ah, esplodono proprio le balle. Ammazza, oh, quanti soldi! Sì, ci metto 3 ore a vendere, però. Ci metto 20 anni a vendere, no? 3 ore. È lentissimo. Però mi sono fatti i soldini. E ancora ce ne ho da vendere un botto. Però è meglio che ci vado con qualcosa di più capiente, sennò qua voglio fare viaggi. Va bene, allora ragazzi, purtroppo vedo che il tempo è volato, mi sa che mo vado a concludere. Speriamo che si sbagga sta cosa perché volevo creare i percorsi, ma se non li vedo. Allora, ci scrivo qua birrificio. Però se i percorsi, se non vedo i pallini, non posso unire i percorsi, li creo, ma non li posso unire. Cioè, a crearlo lo creo, ma se non vedo il pallino. Senza il pallino non posso unirmi con questi, cioè, non so proprio. Non so proprio come fare, va. Quindi, boh. Vabbè. Ragazzi, per ora concludo. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Oggi, quindi, abbiamo iniziato a produrre farina integrale e abbiamo di nuovo venduto il luppolo. Mi raccomando, ragazzi, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su, ci becchiamo, ciao, alla prossima!